Ok, io stavo pensando, magari potremmo fare una specie di torre. Mi sembra anche un po' esagerato. Alla fine, cioè, se vogliamo mantenere un pochino lo stile western, ci sta comunque fare un edificio in stile, come si chiama? Coloniale. Stile coloniale. Quindi comunque col tetto abbastanza alto. Comunque non viene bassa, Ah, ok. specialmente se la confrontiamo con il resto degli edifici qua, sembrerà altissimo. Buon salve a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuovissima puntata della Railcraft. Sono sempre qui in compagnia con Davide e Giovanni e quest'oggi andremo a fare un progetto fighissimo, cioè quello di automatizzare questa bella tavola degli incantesimi. E anche, diciamo, la classica, quella classica. Quindi faremo in modo che questa qui riceverà gli oggetti in automatico, quindi noi metteremo solo qualcosa dentro per levellare. E in più metteremo anche quella classica per poter poi incantare, diciamo, tutte le armi possibili e immaginabili. In più utilizzerò anche la create per poter fare la farm automatica. Sì. Per esempio, avremo un libro di mending, lo potremo moltiplicare. Vabbè, poi vi farò vedere nel video. Una cosa fighissima. Assurda. Ho fatto una cosa che secondo me non mi riuscirà mai più. Bene, Beh, buon per te che l'hai registrato. ragazzi, allora Davide si è subito messo all'opera per la struttura e almeno quello che siamo che è riuscito a fare questo è già sta venendo fighissimo così, mi piace già un sacco. Io mi sono dilettato un attimo a mettergli qualcosa per poter movimentare il tutto per tutta quanta la farm, quindi ho fatto una windmill qui sopra, la classica windmill che potete fare tranquillamente anche voi. Se non lo sapete fare, potete guardare i miei tutorial sul mio canale, molto semplici, easy lemon squeezy. E in più mi sono portato dei cable storage, questi qua da sotto fino a qua sopra, perché questi qua ci serviranno per poter trasportare sia le nugget di esperienza e sia l'oro che serve, l'oro o qualsiasi altro materiale decidiamo da immettere nella tooling station. Oh, un creeper! Ho perso alcuni anni di vita. È stato un assassino piuttosto silenzioso. Mi sento come Kennedy quando gli hanno sparato in testa. Vabbè, io non mi dico come mi sento perché sennò ci bannano il video quanto riguarda le esplosioni. Comunque, quindi adesso noi continuiamo la nostra opera. Io penso che adesso qui ci metterò uno speed controller o magari lo metterò qui sopra per farmi arrivare le cose un po' più carine e coccolose dall'altra parte, perché devo capire anche lui come vuole gestire tutta la struttura e quindi di conseguenza Anch'io vorrei capire cosa sto facendo. inserire il tutto qui dentro. Non ne ho la più pallida idea. Ma sai cosa vuol dire zero assoluto? Sì, i cantanti. Esatto. Bene ragazzi, allora Davide, avendo fatto le pareti, mi risulta un po' più semplice fare tutto il meccanismo. Al momento mi sono portato il movimento da lì sopra, me lo sono portato qua giù, come potete ben vedere, e ci ho messo subito un rotation speed controller per poter regolare la velocità che noi andremo ad utilizzare. La mia idea è questa, ve la faccio vedere molto velox, velox, velox. In pratica, tramite una belt che faccio così, andiamo a portare i nuggets di esperienza sopra a questo disencounter.
sponsor di Sencanter prende questi nuggets e li trasforma in liquido di esperienza, che ci servirà poi per poter utilizzare il printer sempre sopra una belt. Cosa fa questo printer? Noi lo possiamo configurare con un libro, tipo, che non so, un libro di mending, e mettendoci dei libri vuoti, arrivando qui con il liquido dell'esperienza, lui ci farà la copia del libro di mending. Così via. Questo, diciamo, il processo che voglio inserire qua dentro. Tutto giustamente poi sarà abbellito con dei libri, sarà tipo una casa, una lottona di incantamento supersonica. E in più poi qui, o magari sempre qui all'interno, metteremo l'enchanting normale e quella lì per upgradare i nostri items, con sotto il sempre dei inventory cable che lo riforniscono costantemente di oro. O qualsiasi altro materiale che vogliamo utilizzare per poter potenziare le nostre armi. Questo, diciamo, è il progetto. Quindi adesso mi metto all'opera, vedo un po' gli spazi e vedo un attimo di far entrare qui all'interno. Allora, ragazzi, abbiamo fatto più o meno una position. Abbiamo messo per... Succede. Bisogna fermarsi e ricominciare, non c'è nulla da fare. È così tanto. Va bene, ragazzi, abbiamo posizionato un po' gli oggetti per capire bene o male gli spazi. E abbiamo capito che bene o male il sistema, il primo sistema che mi va a prendere, diciamo, i nugget di esperienza e me li trasforma in liquido, lo farò in questa posizione qua. Quindi usciranno da qua dietro, in modo che uno, quando vede solo la belt, questi nugget li trasforma in liquido e verrà tutto accumulato in questo fluid tank. Quindi il cavo noi l'abbiamo portato qui sotto, e per farlo arrivare lì utilizzerò questi bellissimi Framed Inventory Cable. Perché? Perché io farò passare il cavo qui sotto e poi lo trasformerò in automatico tramite questo bello oggettino che si chiama Pint Kit, sempre della Simple Storage. Posso trasformarlo nel blocco che desidero e quindi lo trasformerò in legno e non si vedrà il cavo che da qui arriverà fin qua dietro. Quindi adesso mi vado a rompere un attimo questi blocchi, giusto per poter posizionare il cavo, e poi dopo vi faccio vedere che con un semplice click posso trasformarlo tutto quanto in un blocco come questo posizionato qua a terra. Ok, ragazzi, ho fatto il passaggio. Come potete vedere, adesso sono visibili i cavi, però io adesso, se prendo questo bel cosuccio, click destro qui, faccio... No, è rimasto... No, gli slab non me li prende, mi serve il blocco intero di... Eccolo qua. Quindi devo mettere un blocco intero qui. Shift, tasto destro. Pam. Sembra che stiamo... che ci sia, diciamo, il pezzo di legno qua a terra, quando in realtà c'è il cavo. Qui sotto passa il cavo, ma è invisibile, signori. Figo, eh? Davvero davvero molto molto figo. Ok, mettiamolo di nuovo a posto. Qui dobbiamo rifare il tank che abbiamo distrutto. Pam, l'ho fatto così, bello alto. E adesso qui ci dovremmo mettere un inventory connector qua, e come potete vedere lui già rileva iron, ingot, zinco, gold, copper, tutto il resto. Ma noi ci interessano le... il nugget di esperienza. Quindi teoricamente io potrei anche fare così, in modo da mettere un blocco più in alto e farlo scendere qui, la belt qui in basso. Ok, facciamo in questo modo. Quindi come ricopriamo questo bellissimo coso? Io lo copro sempre con del legno, così risulterà tipo come se fosse una carta qui in alto. La vedo finita come cosa. Quindi vado a fare il sistema che mi arriva qua. È un po' stretta come posizione. Sì, strettina. Questo punto sono un poco più indietro, tanto così abbiamo tutto lo spazio possibile immaginabile. Ora mettendo questo qui, è una pompa
qua, che mi deve succhiare tutto il liquido che sta all'interno, me lo va a portare qui dentro in questo modo. Ora non devo fare altro che portare il meccanismo da qui a qui. Allora, così funziona. Però l'unica cosa che non mi convince è il fatto che lo speed controller sta qua dietro. Io per aumentare o diminuire lo speed debba, diciamo, premere qui in basso. Quindi, cioè, tra questi due meccanismi c'è questo davanti. Quindi o mi sposto tutto più avanti e me lo faccio dietro. Allora ragazzi, ho cercato di farlo quanto più compatto possibile, è venuto fuori una cosa del genere. Vi ricordate che qua mi dava fastidio che si vedeva qua davanti? Quindi in teoria l'ho fatto, che si riesce a vedere. Ho messo una cogwheel piccolina qui, che va sopra, va a sinistra e poi scende giù e fa muovere la pompa da dietro, da lì dietro, esatto. Poi con un'estensione ho portato anche il movimento alle belt che vanno qui in avanti. Quindi adesso io devo mettere questo così. Ci devo mettere il filtro che mi fa uscire solo i nuggets qui davanti, in questo modo. E poi mettendo la fuoriuscita loro escono e man mano andranno qui sopra, andranno a riempire questo tank pieno di liquido di esperienza. Attenzione però, questo liquido di esperienza dobbiamo fare in modo sempre con un sistema che rileva la quantità di liquido, che quando è pieno mi va a bloccare questa belt, questo funnel, perché altrimenti questi nugget, ecco qui, vedete, cadranno all'esterno. Eccola qui la dimostrazione. Provo a metterlo un po' più veloce e vedere se la pompa succhi tutto prima. E in realtà abbiamo finito già tutti i nuggets. Cioè non ne avevamo così tanti però, eh. No, perché, ma perché li avevo utilizzati io già prima per farmare libri incantati. Ah, ecco. Poi spesso li utilizziamo già direttamente in fabbrica dallo zaino. Quindi difficilmente arrivano fino in magazzino, banalmente. Non ci arrivano proprio. Ce ne sono una marea, ma li finiamo prima. Ah, è vero, noi abbiamo quello zaino pieno. Infatti, pieno, insomma, dopo che sono passato io non era più tanto pieno. Vabbè, al momento abbiamo 2.64 bucket di liquido di esperienza. Quindi adesso qui su quest'altro lato faremo il sistema che mi andrà a copiare i libri. Allora, giusto per fare un esempio, io di là sono andato a prendere questo gold backpack. Mm-hmm. Dove abbiamo un bel po' di esperienza di nuggets e anche polvere di oro, non so per quale motivo. Comunque me lo vado a posizionare qui sopra. Faccio così. In automatico queste copper pyre aspirano tutto, e quando andranno ad aspirare i nugget di esperienza, e io sinceramente butto avanti, no, non posso, vabbè, tanto è abbastanza veloce, in automatico dovrebbero andare nella farm di là e quindi essere trasformati in liquido. Ora una domanda che mi voglio fare: non è che la belt è un po' troppo veloce, quindi dovrei magari diminuire la velocità, così far andare questa pompa più veloce mentre la belt meno veloce? Volendo si potrebbe tranquillamente fare. In questo modo. Ok, quindi la pompa deve essere più veloce e la belt è un po' più lenta, mettendo una belt più grande così. Poi tutto quanto sarà abbellito in un modo pazzurdo, tipo pazzesco, incredibile. Sì. Allora ragazzi, non riesco a capire perché non mi arrivano i nuggets. Intanto Davide sta finendo di costruire tutta la struttura qui. Però forse so come risolvere il problema. In questo modo. Applicando questo, che è un basic inventory hopper. E quindi io sopra ci vado a mettere questo. E in teoria mi prende i nuggets
e vanno a finire qui. Forse sono, siamo troppo lontani e quindi dà priorità all'item volt che acquisto. Non ne ho idea, però risolve il problema così. Mi vado a prendere il gold backpack da, diciamo, noi farmiamo le cose, me lo posiziono qui. E in più posso fare anche una bellissima cosa: prendo un nugget, faccio qui, imposto il filtro, così lui si prenderà solo i nugget di esperienza che stanno qui all'interno. E dopo me lo vado a riposizionare di là. Tanto abbiamo tanto di quelli, questi nugget, che è una meraviglia. Metto per il momento la farm al massimo, poi lo penso che lo sposterò da qui, però forse lo metterò tipo qua. Ok, cambio ancora di nuovo di programma. Ho fatto passare dei cavi qui sotto che si collegano direttamente lì e l'ho messo qui il gold backpack. In modo da andare proprio fastidio in questa zona che è già stretta per passare, era un po' brutto, quindi lo mettiamo qua a fianco. Quindi ci andiamo a mettere il backpack in automatico, ci va a buttare i nugget qui all'interno, che vengono subito aspirati e trasformati in liquido di esperienza. Ok, adesso mi metto al lavoro per quanto riguarda il printer. Allora, questa è ancora molto più semplice, devo mettere solo una belt con... Sì, vabbè, vi faccio vedere, semplicissimo poi da fare. Allora ragazzi, il meccanismo è finito. Questa è la funzione, una belt con un printer sopra. E ai due lati, giustamente, al momento io ho messo due durovers, però si possono mettere dei barrel, si possono mettere delle ceste, quello che volete. Con una pompa che mi va a inserire il liquido all'interno del printer. Come funziona questo printer? Allora, per esempio, qui c'è un libro con mending. Basta cliccare col destro qui sopra. Eccolo qui, un enchanted book. Lui lo rileva. Poi prendiamo un libro vuoto, tipo questo. Mette qui dentro. Abbiamo un altro libro con mending. Ma è magia nera questa. Bene ragazzi, dopo aver finito la farm e Davide sta finendo di fare la costruzione sopra, che potete vedere nel suo canale, quindi vi consiglio di passare dal canale di Davide. E che dirvi? Mi sono accorto di poter fare delle armi potentissime, ma più che altro mi sono preparato degli enchant per il tridente. Perché voglio il tridente? Voglio vedere un bel tridente con un, che ne so, impaling 20, un channeling 400 e un loyalty super forte, che non è proprio l'idea di come potrebbe essere ancora più alto di 3. Questo lo voglio scoprire, quindi mi sono preso il compass per trovare la zona in cui possono spawnare gli affogati. Allora ragazzi, dopo numerosi tentativi, perché crashava il server, ho trovato una zona in cui ci sono più di questi spawn, diciamo, di questi zombie. E tramite looting sto uccidendo tutti gli zombie che mi capitano a tiro con lo sparapatate, perché c'ho looting tipo 3000, 4000. Però più che altro mi stanno dando pezzi di copper e ho trovato una mappa. Magari potremo vedere la mappa dove ci porta. Sento ancora qualcun altro, però non ho trovato ancora nessuno con un tridente. Porcaccia la miseriaccia. Va bene ragazzi, quindi niente tridente purtroppo, ma io insisto e persisto per questa mia missione. In ogni caso io vi ringrazio come sempre per la visualizzazione del video, invito come sempre ad iscrivervi al canale e attivare la campanellina. Sono sul tetto della costruzione che ha fatto Davide, non me la spoilerò più di tanto. E da Serk è tutto. Ci vediamo in un prossimo episodio della Railcraft. Ciao! Ciao! Ciao. Miau. È stato molto bello.